Ben ritrovati. Allora, Elia, mi senti? Sì. Allora, dicevamo dei dati Ecco, per la macro. prossima settimana, sì. Allora, i dati macro più rilevanti saranno le survey relative alla Germania, ovvero la ZU, e successivamente l'IFO a fine Certo. settimana, e ci saranno anche i PMI di Eurozona. Sì. Per quanto riguarda però, diciamo, l'Eurozona, ci sarà molta attenzione anche rispetto ai numerosi meeting che si svolgeranno sia l'Ecofin e l'Eurogruppo, che dovrebbero prendere delle decisioni relative Alla Grecia. alla Grecia, esatto. Per quanto riguarda invece il mercato americano, abbiamo come diciamo, meeting principale, dato principale è il meeting del FOMC, e poi avremo anche dei dati sul mercato delle case. Ecco, questi sono, Va diciamo, i bene, dati più rilevanti. grazie, grazie Lia. Spostiamoci Salve. a Modena dove c'è Giovanni Zibordi. Giovanni, mi senti? Sì, sono qua. Tra l'altro chiudiamo la settimana con Giovanni, ci ha fatto compagnia per tutta la settimana, lo ringraziamo. Intanto, allora, sull'S&P 500, Giovanni, vediamo una figura di doppio massimo, quasi una lateralità che parte dall'inizio del mese, dall'inizio dell'anno praticamente. Verrà perforato questo doppio massimo, sarà una figura di inversione, quindi con proiezione intorno ai 1200 punti l'S&P 500 oppure no? Ma io non ragiono così tanto sul grafico. Io direi che il mercato è molto ipervenduto, sono 6-7 settimane consecutive negative, quindi ci può essere un rimbalzo. Però specialmente se uno guarda le borse emergenti, le materie prime, che sono quelle che fanno da anticipatore, no? Il mercato sta cominciando a girare in basso in generale. Questo è un mercato che è guidato in primo luogo da India, Brasile, paesi emergenti, petrolio, materie prime, che fanno da battistrada, titoli legati alle materie prime, e se uno guarda dal Brasile all'India, eccetera, hanno cominciato a girare, diciamo, anche prima dell'S&P e del Nasdaq o di altri, e poi è guidato dai bond tipo il BTP, che hanno preso una bella legnata questa settimana. Quindi secondo me può esserci un rimbalzo, ma poi romperà in basso. Ecco, quindi però chi sostiene la crescita e chi il rialzista, diciamo così, il partito dei rialzisti, e tu avevi detto simpaticamente una volta che ti iscrivevi al partito dei ribassisti, il partito dei rialzisti sostiene che comunque ci sono PIL, tipo la crescita degli Stati Uniti si assesterà tra il 2,50 e il 3% quest'anno, idem Ma per la Germania. in realtà nelle ultime 2 settimane anche loro stanno cambiando i numeri, perché in 2 o 3 settimane è arrivata una valanga di numeri, incluso quello che è uscito un'ora fa, il Philadelphia Index in America, uno peggio dell'altro. Cioè, se quando 9 numeri su 10, no, escono in America, in Inghilterra e anche in Europa, peggiori delle previsioni, non diciamo rispetto al mese o all'anno prima, sempre sistematicamente peggiori, vuol dire qualcosa è cambiato. Basta vedere i bond americani che vanno su, i bund che vanno su. Verrà fuori, secondo me, nel giro di 10 giorni, nuove stime delle varie Goldman Sachs, JP Morgan, che ti abbattono di nuovo le stime di crescita. Cioè, c'è una valanga di dati negativi che sta arrivando tutti i giorni, compreso oggi, e parliamo proprio di vendite di casa, spese per consumo, investimenti, cose di questo genere. E quindi secondo me i titoli, non so, farmaceutici oppure sanità, cose difensive, possono andare bene i titoli legati all'oro, all'agricoltura, perché l'agricoltura ha degli altri fattori tipo la siccità, però l'insieme del mercato sta andando giù e andrà giù, e una cosa come la Grecia accelera, poi magari domattina annunciano che qualcosa. Per cui io ad esempio ho chiuso lo short BTP long Bund, io 2 mesi fa ho suggerito di andare long il Bund e short il BTP, e questo è un trade che è stato spettacolare, perché ha preso 6-7 punti pieni tra il Bund che andava su e il BTP che andava giù. Però io 5 minuti fa, diciamo, l'ho chiuso dopo due mesi. Euro-dollaro invece, vediamo che anche qui ha fatto tipo un doppio massimo, un primo tentativo di sfondamento di 1,50, non ci è riuscito, poi un secondo tentativo, sembrava che attaccasse a 1,50 e in realtà è tornato indietro, adesso siamo sull'1,40 più o meno.
Sì, no, io tra l'altro nell'intervista ieri dicevo che secondo me non aveva senso l'euro a 1,45 che doveva cedere. Io penso che l'euro andrà a rompere 1,40 nei prossimi giorni. Sì. Avrai due o tre falsi allarmi perché ci saranno annunci che hanno trovato dei soldi per questo o quell'altro, il fondo monetario, però loro non riescono a controllare la piazza, non riescono a controllare il fatto che mentre ascoltavo voi sentivo anche con un altro orecchio che altri ministri, altri parlamentari greci si dimettono, quindi non riescono a far passare il voto. L'euro è legato alla Grecia, al Portogallo e all'Irlanda, per cui secondo me deve andare giù. E oggi un po' è pervenduto, per cui non lo vendi short oggi, però andrà giù. Va bene, grazie a te Giovanni. A voi. Grazie per essere stato con noi. Allora, abbiamo parecchia carne sul fuoco, Paolo. Euro-dollaro, S&P 500. Ma da quello che possiamo capire o provare a capire noi, vediamo molta... molta incertezza sui mercati, c'è chi è molto ribassista come Giovanni, ci sono altre opinioni che... Rialziste che sostengono appunto, perché comunque c'è una crescita dell'economia che conferma anche lei con il nostro economista. Noi, come io dicevo prima, quello che noi vediamo sul mercato è la crescita dei volumi a protezione, quindi sostanzialmente un po' di timore per una possibile prosecuzione del trend ribassista c'è, e questo noi lo vediamo su soprattutto sui certificati equity protection, che mi permettono di vediamo, infatti io sto aprendo in questo momento equity protection di proteggere, mi permettono di proteggere la finestra, una parte, come funziona una questa parte roba? Del capitale sono certificati che quotano su azioni o su indici, se poi riusciamo a vederne un paio magari abbiamo direttamente la situazione. Ad esempio possiamo italiane, fondi e indici possiamo nella, ad esempio fine, andare su, andiamo sul nostro indice domestico, il FTSE MIB. Sì. Se tu scendi in basso, per fondi che cosa si intende? Sono equity protection quotati su dei fondi di investimento, a dir la verità ne abbiamo soltanto uno. A dir la verità, come mai? Perché abbiamo quotato questo equity su un fondo comune di investimento. Se io voglio posizionarmi sulle performance di questo fondo mandando a proteggere una parte del capitale, lo posso fare con un certificato sostanzialmente. Ok, perfetto. Se noi andiamo ad esempio, prendiamo nella categoria indici, tu sei nelle azioni adesso, sì. a destra nella categoria indici. Eccole qua. Noi andiamo a selezionare il nostro indice domestico, FTSE MIB, troviamo diversi certificati quotati, ad esempio guardiamo il primo, io mi sono preso due appunti, questo è un equity protection, quindi un certificato che quota sul nostro indice. Cosa vuol dire? Io se acquisto il certificato equity protection vado ad acquistare l'intero indice, l'intero paniere di azioni contenute nell'indice italiano, e avendo la possibilità di proteggere, se non erro, 15.600 punti. Logicamente trasferiti poi nel prezzo del certificato. Adesso l'indice è a 19,785. È a 19,785. Quindi cosa posso pensare? Posso pensare di andare a caccia di un rimbalzo, in quanto se l'indice sale, il certificato ne replica la performance al 100%. Quindi replica la performance dell'indice, se l'indice sale del 3%, il certificato salirà all'incirca del 3%. Frazione di punto percentuale in meno, frazione di punto percentuale in più. Però cosa mi dice? Mi dice, attenzione, se alla scadenza del certificato, che è fine di quest'anno, quindi orizzonte temporale di 6 mesi, se alla scadenza del certificato l'indice italiano dovesse quotare sotto i 15.000 punti, il certificato, sotto i 15.600 punti, il certificato, alla fine di quest'anno, sappiamo, sì, mi sembra che sia dicembre 2011 16 dicembre 2011. Scadenza. Se l'indice dovesse quotare ad esempio a 14.000-13.000 punti, quindi scenari tra virgolette apocalittici, il certificato restituirà come minimo i 15.600 punti, riflessi appunto nel prezzo del certificato. Se vogliamo andare a vedere quanto lo possiamo comprare in questo momento lo compriamo a circa 20 euro. Quindi abbiamo se tu vai a destra nella schermata del prodotto, dovresti trovare anche la quota di capitale protetto. Quindi noi abbiamo una quota 31. Di capitale protetto, no, questo è il terzultimo dato,
Okay. Sposti a sinistra, quota di capitale protetto è del 77,70%. Poniamo sì. 78%. Noi con questo investimento, cioè facciamo un investimento equity, quindi andiamo a replicare l'indice, però abbiamo una quota di capitale protetto del 78%. Immaginiamoci andare a inserire ad esempio nel nostro portafoglio tutte le azioni dell'indice per andare con i relativi pesi per andare a replicarne la performance ed inserire il certificato equity protection con capitale protetto al 78%. Il rischio, la rischiosità degli strumenti inseriti nel portafoglio è diversa. A chi ha indicato questo genere di prodotto, però ce lo dici dopo la pubblicità.